tutti ragazzi, io sono Filippan, questa è una battaglia su Total War Shogun 2 Vaniglia. È una battaglia tra me e tale Tristrante, un altro che non conosco. È una battaglia combattuta però a 10k Numazawa mappaccia, lo vedete anche da qui come proprio brutta. È una battaglia carina soprattutto perché è strana la composizione dell'esercito del mio avversario. Adesso lo vedremo subito, come l'ho visto ho detto oddio, strano. A 10k il mio avversario gioca 3 moschetti, che qui non si vedono bene, 2 arcieri, tante lance. E bene o male così, perché poi c'è cavalleria qui nascosta. Che appena ho visto ho detto ok, vabbè, ho vinto. Fatto sta che andiamo a vedere però come va la partita. Io come al solito per i 10k non uso unità da schermaglia, faccio solo rush. Ho carne da macello davanti che sono gli ausiliari. Un samurai con la ghinata perché fa sempre comodo nel caso si trovi davanti dei moschetti, infatti nel mio caso ne ho ben 3. E Katana è abbastanza buona, oltre al mio generale che ha appoggiato tanto in comando quanto in attacco corpo a corpo. Ho 2 cavallerie che nascondo qui nel bosco, adesso stanno correndo ma presto le nasconderò. Quindi l'obiettivo della partita è innanzitutto prendere il dojo degli spadaccini. Nonostante comunque gli stia lasciando il dojo degli arcieri, lui, il mio avversario, un esercito improntato molto sulla schermaglia, sì, potrebbe giocare contro di me sta cosa, ma a me in questo momento proprio non mi importava, volevo soltanto prendere in più in fretta possibile il dojo degli spadaccini. Infatti la cavalleria la fermo qua nel bosco, andiamo a vedere un primo piano della cavalleria. Belli monaci a cavallo. Quindi per ora una fase di stallo, io mi fermo qua, metto gli ausiliari con la ghinata qua a prendere il dojo, mentre lui sta già prendendo gli arcieri, il dojo degli arcieri. Appunto questo mi gioca contro perché lui è stato più veloce di me a piazzarsi, quindi finirà molto prima di me di prendere il dojo degli arcieri. Io allora avrò la bella idea di lasciare questa unità qui, gli ausiliari con la ghinata che tanto non mi servono a niente, ferma e muovere tutto il resto. Andiamo leggermente avanti. Ecco qui adesso, faccio anche un piccolo errore con questi ausiliari con la ghinata e il samurai con katana, perché all'inizio pensavo di mandarli a flancare qui, ma vedo che muove subito i moschetti e quindi decido di cambiare idea. Ovviamente faccio questo mucchio un pochettino stupido, ma vabbè, per fortuna ero ancora abbastanza lontano da loro. E niente, aspetto che le mie unità arrivino al corpo a corpo, anche perché non ho nessun'altra speranza di vincere, e soprattutto spero di arrivarci in fretta. Vedete come qui abbiamo un esercito molto strano, Ashigaru con gli Ari, Ashigaru con gli Ari, ausiliari con Naginata, samurai con Naginata e samurai con katana, quindi una sola katana. Poi qui, visto che il mio avversario ha visto che avevo cavallerie qui nascoste, almeno che le stavo spostando lì, e sposta 2 Ashigaru con Yari lì e cerca di caricarmi con le sue di cavallerie. Io normalmente qui sto arrivando, vedete c'è un po' troppa confusione. E cosa faccio? Ecco, queste sono le unità che prima stavano andando qui, ho fatto fare il giro. Mando subito i samurai con la ghinata contro dei moschetti e poi la faccio un bel blocco d'esercito con le... sono state scoperte, sì, mio signore. Grazie, e sono le cavallerie. Faccio passare davanti gli ausiliari con la ghinata a prendersi i proiettili e dietro le unità forti. Soprattutto sposto questi in ghinata perché ho visto che c'era la carica di cavalleria che però viene rallentata dai suoi uomini e poi definitivamente bloccata da queste lance. Finalmente arrivano da dietro anche loro, ecco. Riesce a passare con una cavalleria leggera, ma non è un problema per il mio generale che ha 26 in attacco, lo metto anche a sedere fino alla morte. Nel mentre faccio il giro con la cavalleria, qui i samurai con Naginata hanno vita facile contro gli Ashigaru con moschetto. L'obiettivo qui con la cavalleria, più che attaccare perlomeno adesso, è togliere il dojo degli arcieri, anche se non è che ne abbia un gran bisogno. Fatto sta però che non ha molto senso attaccare qui che è pieno di lance, ma vedo qui uno spiraglio con arcieri e generale, quindi vedete che qui per poco non mi intercetta, ma riesco a raggirarlo e vado a caricare il generale.
generale e arciere. Una volta perso il generale insieme agli arcieri, la partita è pressoché finita. Qui veniamo al motivo per cui vi sto proponendo questa battaglia, che di per sé non ha niente di speciale. Vedete come va subito tutto in fuga, perde il generale, c'è in route. Il fatto è che io ho praticamente tutte le unità ancora intere, non hanno subito danni. E mi appare la bellissima scritta. Adesso apparirà. La bellissima scritta vittoria eroica. Non che ci siano grossi meriti da parte mia, ma vabbè, era giusto perché c'è vittoria eroica e mi piaceva così. Quindi votate e commentate, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.